tornando a casa è una corsa a ostacoli, restare calmi è roba da filosofi, serve il sorriso migliore che hai, e sparisce il traffico, spariscono anche i guai. Tornando a casa ti cattura una canzone che ti ricorda un bacio come un'esplosione. Ben ritrovati tutti cari amici di Tornando a Casa, cari amici su Radio 1, sono qui insieme alla mia regista Roberta Di Casimiro, oggi alla console vedo Gaetano Albora e poi c'è Giorgia Allegretti dietro il vetro, altri lavorano dietro le quinte, insomma siamo tutti qui felici. Concludiamo la nostra trasmissione di oggi con una campagna di comunicazione e di sensibilizzazione sulla malattia rara, e già la parola malattia rara mi fa venire voglia subito di dare il massimo spazio, la massima attenzione, perché se uno si immedesima in una qualsiasi malattia rara, che già appunto è una malattia, poi intorno si sente il vuoto, nessuno ne sa, non ci sono le medicine, non c'è la ricerca, non c'è cose, veramente uno si arrabbia e si intristisce perché è malato, e poi si arrabbia e si intristisce un'altra volta di più, per cui raddoppia, perché nessuno se ne occupa. La malattia rara di cui parliamo oggi è la mielofibrosi. Sono in collegamento col professor Giovanni Barosi, che è il direttore del Centro per lo Studio della Mielofibrosi presso il Policlinico San Matteo di Pavia ed è anche uno dei sostenitori dell'Associazione Giambattista Mazzini. Immagino che sia qualcuno deceduto a cui si è intitolato questa associazione. Buonasera professor Barosi. Sì, buonasera signora Bonaccorti. Allora, la mielofibrosi che cos'è? Ma la mielofibrosi è una malattia del midollo osseo. Il midollo osseo è quel tessuto che noi abbiamo dentro tutte le nostre ossa, che non va confuso con il midollo spinale, come fa a volte qualcuno, anche qualche paziente. Il midollo spinale è quello che da cui partono i nervi. E invece questo è il midollo osseo? Il midollo osseo, sì, è il tessuto che produce le cellule del sangue. Infatti la mielofibrosi è una malattia ematologica, cioè una malattia del sangue. Cioè, dal midollo osseo vengono prodotti i globuli rossi, i globuli bianchi, le piastrine, che sono le principali cellule che circolano nel nostro sangue. Per intendersi, il midollo osseo è quello che sta dentro l'osso? No. Sì. È quello lì? È quello lì? Sì, è quello lì. Sì. No, per capire. Si ammala e non produce più quello che deve produrre, che è fondamentale per il nostro sangue. Produce male. Produce male, infatti questa noi la chiamiamo una malattia mieloproliferativa, quindi la parola proliferativa le fa già capire, certo, che produce, in qualche caso produce troppo, quindi produce troppe piastrine, produce troppi globuli bianchi. La mielofibrosi è una delle tante malattie del midollo osseo e giustamente è una malattia rara, tant'è vero che noi abbiamo pensato a strumenti che di solito o raramente si usano per le malattie, ad esempio abbiamo un'associazione, questo sì, è un'associazione, l'associazione Giambattista Mazzini. Giambattista Mazzini, sì, è un'associazione che è stata voluta dai parenti e dagli amici di un paziente. Come si prende questa malattia? È familiare, ereditaria? Comportamento scorretto che può provocarla? No. Noi non sappiamo esattamente perché la prendiamo. Sappiamo che ci sono degli agenti esterni, non so, le radiazioni ionizzanti, i raggi, insomma, per dire. Sì. Oppure ci sono delle sostanze tossiche che si è visto inducono la malattia. Ma intorno a noi questo, come radiazioni, sostanze tossiche di che altro tipo? Sempre intorno a noi, esempio, impalpabili, quelle impalpabili? Anche palpabili. Esempio, io sono a Pavia adesso, vicino a Pavia c'è Vigevano. A Vigevano facevano le scarpe, adesso non, sembra che ne facciano meno. Per fare le scarpe usavano una colla. Nella colla c'era del benzolo e c'erano altre sostanze. E c'è stato un periodo in cui una certa frequenza di operai, di lavoratori nella produzione delle scarpe si ammalava. Perché andavano a contatto con questa colla anche con le mani? La usavano. Ho capito. E che cosa, le prime avvisaglie, scusi, dato che appunto sono totalmente ignorante, mi medesimo in chi non ne sa nulla, dato che appunto è rara, così la conosciamo, le prime avvisaglie quali sono? Ma dunque la malattia a volte è eterogenea, allora ci sono dei pazienti in cui la diagnosi viene fatta per caso, cioè uno va a fare un esame del sangue per altri motivi, mille motivi, trova, non so, un valore di piastrine più alto del normale, le piastrine sono le cellule del sangue che servono per la coagulazione. Certo. Però lui sta bene, e ora va dal medico e dice ma qui ci sono delle piastrine alte, ripete l'esame, si confermano alte
E allora si vede che questo è l'inizio della malattia. Questa però è una delle possibilità. A volte compaiono dei sintomi e i sintomi più frequenti sono quelli dovuti all'anemia, che vuol dire una diminuzione del numero dei globuli rossi, che sono quelli che trasportano l'ossigeno, e quindi uno si sente stanco, fiacco, anemico. E questo è uno dei sintomi così più frequenti di inizio della malattia. E l'altro è la milza, che è un organo che noi abbiamo nella parte sinistra dell'addome, che incomincia a diventare grossa. Allora o il medico visitando trova una milza grossa, oppure il paziente comincia a sentire dei disturbi dovuti a questo aumento della milza. Questi sono i modi più... Quando si fa, quando la diagnosi è acquisita, cosa si deve fare? Quando c'è la diagnosi si deve curare. Sì, ma quali terapie ci sono per curarla? Perché le malattie rare hanno sempre così poca ricerca che... Sì, dunque devo dirle che la mirofibrosi era una malattia negletta, era una malattia orfana, chiamavano la cenerentola delle malattie, perché nessuno faceva ricerca, rara. Io me ne occupo da parecchio tempo e mi sono sentito marginale per molto tempo nella ricerca, nella cura dei pazienti. Però devo dire che negli ultimi 5 anni, per vari motivi, fra cui c'è stata una scoperta di una mutazione di un gene, è diventata una malattia molto studiata, non solo dai ricercatori, ma molto studiata anche dall'industria farmaceutica. E sa come si dice a Genova? Ci avranno la loro convenienza. Se c'è la convenienza va bene anche per noi. Basta che trovino appunto terapie. Ma lei non è genovese? Io sì. Cosa ha letto? Guardi quello che si legge in giro. Lasciamo perdere. Se vuole Wikipedia, poi ho aperto Wikipedia. Ecco, non è tanto, ci sono alcune cose. Sì, vabbè, io sono nata a Savona, ma avevo 12 giorni, mi hanno portato a Genova dove sono cresciuta. Mi viene da dire di Genova, anche se il sangue viene da Savona, ma insomma, con tanto rispetto per Savona, io non la conosco, non ci ho mai abitato a Savona. Mi commuove attraversarla quando in macchina ci passo, ma mi commuove vedere la chiesetta dove si sono sposati i miei, ma non sono mai stata neanche un giorno della mia vita, non ci ho mai dormito. Ecco questo. No, ma giusto, l'altronde l'industria farmaceutica è un'industria che fa profitto, purtroppo. L'importante è che poi il profitto arrivi anche a noi, cioè che trovino le terapie giuste, che si occupino anche di tutte quelle malattie rare, extra rare o sempre rare, che hanno lo stesso diritto, parlo da persona, da cittadina, immedesimandomi in chi ha qualche familiare o protagonista di una malattia che oltre appunto ai danni della malattia stessa c'è anche la sensazione dell'abbandono. No, ma lei tocca un punto che noi medici, noi che facciamo ricerca, cioè io sono anche un ricercatore, faccio ricerca clinica anche, che vuol dire faccio sperimentazione con i farmaci. Il punto che ha toccato lei è un punto nodale, cioè nel senso che le domande di ricerca che si pone l'industria farmaceutica non sono sempre le domande importanti per la clinica e per il paziente. Questo è un problema importante. E allora noi avremmo bisogno di che cosa? Di qualche agenzia governativa o comunque un'agenzia non industria farmaceutica che supporta la ricerca spontanea. Che intercetti questo percorso che altrimenti diventa soltanto direzionale verso certi porti e non altri. Io ho una visione non pessimista di questo, cioè una visione critica ma non pessimista. Cioè in Italia abbiamo poche, ma abbiamo alcune istituzioni che si occupano di questo. Io sono convinta che se ci sono persone come lei, professor Barosi, nello studio della mielofibrosi al Policlinico San Matteo di Pavia e l'associazione Giambattista Mazzini, si possa andare avanti. Devo chiudere subito e lasciare la linea al giornale radio. Grazie e a domani. Grazie a lei. Grazie. Abbiamo trasmesso Tornando a casa, un programma di Enrica Bonaccorti e Francesco Ventimiglia. In redazione Paola De Gaudio. Ha collaborato Georgia Allegretti. Regia di Roberta Di Casimirro.